Affermativo, tenente. Siamo in posizione. Perfetto. Che nessuno si muova fino al mio segnale, chiaro? Appena mette un piede fuori, lo inchiodiamo. Bene, tenente. È una fortuna che abbiano visto l'altro. Ma che fa lì dentro? Illuminami. Sei tu il criminologo, no? Sei tu che dovresti essere dentro alla zona. È questo. Quello che so di Ethan Mars non corrisponde al profilo dell'assassino. Io invece so cosa sceglierebbe la giuria tra le tue teorie e delle prove concrete. Cosa ci fa quella ragazza? Mars e Shaw è nei guai. Che facciamo, tenente? Interveniamo. No, aspettate. Sta entrando. Forse la vita lì. Tanto meglio. Non vogliamo nessuno nei paraggi quando Mars verrà fuori. Ethan, cos'è successo? La polizia è qua fuori. Credo vogliano arrestarti. Ci serve un'altra via di uscita. Merda. Che cazzo fanno là dentro? State pronti a intervenire. È troppo in alto. Pronti al mio via. Tu resta qui, Jaden. Te lo scordi. Io vengo con te. Due uomini alla porta, gli altri in posizione. Via! Coraggio, da questa parte. Sono nel vicolo! Seguiteli! La metropolitana.
polizia! Fermo o sparo! Meno di un'ora fa, la polizia ha reso nota l'identità dell'uomo ritenuto l'assassino dell'origami. Ethan Mars, padre del bambino rapito Sean Mars, è a piede libero e va considerato armato e molto pericoloso. La caccia all'uomo è in corso e le forze dell'ordine sperano di poter presto annunciare la cattura di questo criminale. Ho portato del cibo. Non sapendo i tuoi gusti, ho preso un po' di tutto. Spero che vada bene. Mi hai seguito? Volevo capire. Parlano di te in tutti i notiziari. Ogni poliziotto del paese ti dà la caccia. Dicono che sei l'assassino dell'origami. Ma è vero? Sei tu l'assassino, Ethan? Io a volte ho questi blackout. Momenti in cui non so quello che faccio. Come se fossi un'altra persona. E dopo l'unica cosa che ricordo sono i corpi. I corpi nell'acqua. E tutto questo sangue, Ethan. Perché eri in quell'appartamento? Credo che l'altro me stia mettendo alla prova il mio amore per Sean. Vuole sapere se amo mio figlio abbastanza da salvarlo. Significa che una parte di me sa dove si trova Sean. Ma l'unico modo per trovarlo è superare queste prove. Perché non dici queste cose alla polizia? E che dovrei dire? Che sono uno schizzato che annega le sue vittime e ha rapito il suo stesso figlio? Mi arresterebbero mentre io devo essere libero per salvare Sean. Non ho scelta. Solo io posso trovarlo. Quando Sean sarà salvo, mi costituirò, ma non prima di allora. Non puoi andare avanti così. Ti stai distruggendo, Ethan. Trovare Sean è l'unica cosa che conta. Deve esserci un altro modo. Tu non capisci. Il tempo sta per scadere. Sean morirà tra poche ore. Io non ho altra scelta. Ti prego, Madison. Vattene. Dimentica quanto è successo. Non c'è più nulla che tu possa fare per me. Se vuoi aiutarmi, vattene. Devo farlo da solo.
La sua vodka, signore. Grazie. Se mi è concesso dirlo, ha l'aria preoccupata, signore. Qualche problema con le indagini? Blake è convinto che il colpevole sia Mars. Lei no? Pensavo ci fossero delle prove a suo carico. Sì, è vero. Ma c'è qualcosa che non quadra. Il suo profilo psicologico non corrisponde, e nemmeno la delineazione geografica. Non ce lo vedo, questo padre, affogare 8 bambini e poi rapire il suo stesso figlio. Mars non è l'assassino dell'origami. Ci scommetterei la vita. E chi allora? Non ne ho la più pallida, fottuta idea. Forse dovrebbe riconsiderare gli indizi in suo possesso. È quello che pensavo di fare. Ah, un'ultima cosa, signore. Se mi permette, dovrebbe evitare di esagerare con lei sa cosa. È pericoloso. Molto pericoloso. Sto cercando di controllarmi, ma... ma è difficile. Diventa sempre più difficile. Se non sta attento, finirà con l'ucciderla, signore. E ciò sarebbe piuttosto spiacevole. Bene, abbiamo qualche novità. La registrazione di una telecamera di sorveglianza vicino al parco il giorno in cui Sean Mars è scomparso. Credo non ci sia nulla di interessante, ma non si sa mai. Un modello di Chevrolet che corrisponde alle tracce degli pneumatici, alle 16.02 diretta verso il parco. Ripartita nella direzione opposta alle 16.37, all'incirca l'ora in cui Sean Mars è scomparso. Che sia l'auto del killer. Peccato che non si veda il volto del conducente. L'auto è rubata. Vediamo. Ecco qua. Jackson Neville. Sospettato del furto, ma in seguito scagionato per insufficienza di prove. Jackson Neville, conosciuto anche come Mad Jack, implicato in numerosi casi di traffico di veicoli rubati. Considerato un individuo molto pericoloso, potrebbe aver procurato il veicolo all'assassino. Un po' debole come teoria, ma per il momento è tutto quello che ho. Un'ultima cosa, signore. Se mi permette, dovrebbe evitare di esagerare con lei sa cosa. È pericoloso. Molto pericoloso. Merda. No. Non di nuovo. Triptocaina. È sul comodino. Devo solo prenderne un po' e il dolore svanirà. Devo resistere. Mi ucciderà. So che posso resistere. Devo solo mantenere il controllo e fare qualcosa finché non passa.